Allerta tenori! State attenti a non cantare nei centri, a non pesare i centri e a risolvere sempre negli acuti. Questa è la frase significativa riportata da uno dei più grandi tenori di tutti i tempi, cioè Giacomo Lauri Volpi, tenore ineguagliato per alcuni versi. Io ovviamente per motivi anagrafici non ho potuto ascoltarlo dal vivo, ma ho conosciuto persone dell'ambiente, professionisti, musicisti che lo hanno ascoltato. In particolar modo ricordo il maestro Luis Baragiola, che era un famoso pianista accompagnatore argentino a Milano, il quale aveva ascoltato Lauri Volpi in teatro, e lui stesso mi ha detto che non ha più sentito, questa è la sua affermazione, non ha più sentito una voce con quello squillo, con quella proiezione di suono. Bene, Lauri Volpi diceva questo, ma questo Lauri Volpi riportava la frase di Antonio Cotogni, che è stato probabilmente uno degli ultimi grandi e veri maestri di canto della tradizione di bel canto romantica italiana. Grande baritono dell'Ottocento, il primo, se non vado male, ricordo comunque uno dei migliori interpreti del ruolo di Rodrigo del Don Carlo di Verdi. So che fu il baritono che fece piangere Verdi cantando la morte di Rodrigo nel Don Carlo. Va bene, per dire velocemente che questo era il dogma, soprattutto per il tenore: non cantare nei centri non vuol dire non cantare, significa non pesare, non pompare nei centri. Purtroppo, questo è un dato oggettivo, al giorno d'oggi c'è una tendenza nella corda tenorile, probabilmente iniziata da Jonas Kaufmann, che sicuramente è un grandissimo artista, nessuno toglie il merito di questo artista, però vocalmente poco ortodosso. Kaufmann è il tentativo di riprodurre i suoni di Franco Corelli senza essere Franco Corelli. Questo cosa comporta? Comporta un appesantimento incredibile nei centri, il tentativo del tenore di fare il baritono, questo ovviamente a discapito degli acuti. E adesso Kaufmann ha creato una pletora di epigoni, magari sono epigoni che non hanno neanche la sua capacità artistica di fraseggio o di recitazione sul palcoscenico. Questo è un grande problema, perché il tenore è tenore, il tenore ha caratteristiche, come il soprano non è il mezzo soprano, sono caratteristiche ben distinte che non sono solo sulla carta, hanno delle regole fisiologiche. Se non si rispettano, il tenore potrà baritonaleggiare, ma poi tira il collo sugli acuti, come si dice, o comunque alla lunga o alla breve comincia a avere problemi di vibrazioni, di male vibrazioni, di, come dicono i foniatri, di malmenage vocale. Tenori, parlo con i tenori che mi ascoltano particolarmente, se ce n'è qualcuno, se avete la bontà di ascoltare, non seguite questi esempi, durerete poco. Seguite gli esempi dei veri grandi, da Pavarotti a Pertile, a Lauri Volpi, a Bergonzi, che era comunque un tenore atipico, ma dalla grande tecnica. Ciao!